Buongiorno. Abbiamo diritti noi, eh? Sì, bella. Queste ve le fanno levare, eh? No, no, abbiamo già un'altra di... È via di fuga. Sì, sulla sì, anche l'altra, ci sta gente. Questo mazzucco di là, no, questa è via di fuga. No, anche di là. C'è il cartello. Beh, io però devo scaricare la macchina, ragazzi. Mi dispiace scomodarvi, ma... Vabbè, abbiamo tirato solo lassù. Un secondo che passo. Guarda là sotto. Fondamentale, si incontrano le famiglie, si incontrano i figli, tutto il resto, i mogli, le madri, i fratelli.
dà la forza alla casa. È vero, ma poi un attimo di riposo che ci vuole. Per un facchino un trasporto. Beh, diciamo, l'apoteosi della preparazione, dell'attesa, dell'aspettativa di tutto un anno di pensiero dedicato a Santa Rosa, al trasporto, alla macchina, a Viterbo, tutto quello che gira intorno a questo magico evento che è quello del trasporto. C'è anche la preparazione fisica, perché deve sostenere la prova di portata, che è un test importantissimo e diciamo, sul quale non si può toppare. Se si sbaglia non si può fare. Si dice che il facchino si sente un po' il tramite fra gli altri cittadini e Santa Rosa. Questo dipende dalla spiritualità, però no, io non direi che sia così. Il facchino vive la sua spiritualità molto privatamente, quindi non c'è questa eccezione di... L'altro si rifocilla, poi dopo finito questo c'è un attimo di concentrazione, c'è un po' che chiama tutti i ragazzi al porto, fa un bel discorso molto forte, pieno di carica, di energia, e per cui si passa e si va a prendere. Siete tutti ad un sentimento. Sicuramente sì, quella è la chiave di volta. Se si è un sentimento si diventa un solo uomo, un solo passo, un solo cuore, un solo e passo. Forse stasera se lo ripetiamo una volta in più non è male. Ma lo ripeteremo anche qui. Cioè, ci siamo capiti. Ci siamo. No, ma non c'è bisogno, va bene così. Ci vuoi andare a vedere quelli della banda? Questa prima su Andrea su due. Ah, ho detto. Però mi ha cercato il pallone. Mamma, vieni! Sì, ma te caldo. Che rimane qua per due settimane. No. Sorridi. Thank you.
Diana. L'altro giorno però ma sono... Ciao, Ferre. Ciao. Ciao. Oh, mi raccomando, Bravo. Con tutto il cuore i nostri ragazzi, i super facchini che stanno lì, alzatevi in piedi, alzatevi, eccoli qua, e saranno con noi fino alla Basilica di Santa Rosa. Un saluto veramente, veramente di cuore, veramente particolarissimo ad Anna Leonori. Non so se sapete la ricetta di Anna. Anna è quella signora che ha avuto un terribile incidente e che si è risvegliata in coma sognando la macchina di Santa Rosa che non conosceva affatto, giusto Anna? È proprio così. Santa Rosa è stata nel nostro cuore e noi abbiamo bisogno, anche noi amministratori, per poter cercare di comprendere meglio tutti i bisogni della nostra gente. Stasera sarò veramente emozionato perché portare questo scudetto, e ho visto anche i mini facchini che gli trema la mano quando se lo tengono prima di cucirlo, e Massimo e Sandro mi hanno fatto questo onore, quindi sono veramente felice questa volta. Grazie. Vai, vai, resiste, vai,
Adesso è un punto dove la macchina torna a farsi in pianura e c'è un tratto difficile dove bisogna fare la transizione, perché c'è una montagna che fa dei partiti che stanno all'esterno, sulla parte sinistra della macchina. L'hanno passato ovviamente, sono stati bravi. Piano! Piano, bravi, a posto. Amici,
Banchini di Santa Rosa!